Si è celebrata all'interno dell'auditorium di Via Libertà e Caltanissetta la 38esima giornata del donatore della FIDAS, appuntamento annuale in cui l'associazione omaggia i propri soci donatori con attestati e medaglie. Presentati inoltre nella serata i tanti progetti che la FIDAS a partire da quest'anno ha intenzione di realizzare, come ad esempio l'utilizzo dell'autoemoteca con lo scopo di servire meglio non solo Caltanissetta ma l'intero territorio e il servizio di donazione su prenotazione. La serata è terminata con la commedia brillante dal titolo Dupalumi e una cassata del regista Ivan Giumento. Ci ritroviamo qui stasera a festeggiare i nostri donatori. Per noi quest'anno, per FIDAS Caltanissetta, nel 2013 è stato un anno di grandi risultati. Siamo riusciti a crescere di più di 300 donazioni in un anno, abbiamo nuovi iscritti e soprattutto stiamo garantendo quello che è una necessità per il nostro territorio, ovvero il ricambio generazionale. Abbiamo cercato in questi anni di lavorare tantissimo con i giovani e il risultato più grosso che ci stiamo portando a casa, che vogliamo portarci a casa, è proprio quello di garantire la donazione del sangue per i prossimi 10 anni. Oggi è la festa dei donatori di sangue, la festa di coloro che nel corso degli anni hanno raggiunto dei risultati che silenziosamente non vengono mai proclamati, però è giusto e doveroso che almeno una volta all'anno gli venga riconosciuto il sacrificio, la costanza, il senso di appartenenza a questa realtà, grazie alla quale i nostri talassemici riescono a vivere. Ma io sono felice di questo premio. Io ho iniziato a donare da 18 anni, ora ne ho qualcuno in più, siamo arrivati a 50 donazioni e devo dire un ottimo traguardo. Cos'è che l'ha spinto a donare? Mia mamma ha iniziato come donatrice, l'ho seguita io. Ripeto, ormai è quasi 30 anni che sono donatore, ma è stato un bel percorso, soprattutto vedere crescere la donazione a Caltanissetta, anche se oggi non è ancora abbastanza. Fra l'altro la donazione è una cosa che fa bene sia chi riceve che chi la fa. Fa bene al fisico, fa bene anche al cuore. Per me è un traguardo bellissimo, anche perché non ho iniziato eccessivamente presto. Cioè, sono iniziata nell'89. E considerando che la donna fin quando non è menopausa può donare solo due volte l'anno e raggiungere questo obiettivo è stato per me una bella cosa, perché io penso solo una volta sola che non ho potuto donare e di come ci sono rimasta male. Cos'è che le ha spinto a donare? Per altruismo, perché penso che poveri genitori che hanno figli talassemici, ragazze talassemici soprattutto, e per tutto il resto che serve la donazione. Io vorrei che tutti quelli che possono donare si farebbero di farsi avanti.